Allora, buona giornata da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Vinco quasi sempre, è quasi che mi frega. Questo è un alimentatore stabilizzato della Alfa Elettronica e di targa mi riporta un voltaggio 12,6, corrente continua 2 A, corrente di picco 2,5 A. Mi è stato detto: guarda, si accende la spia, ma non ho tensione in uscita, mancano anche le boccoline, peccato, i tappi delle uscite. Comunque, è un alimentatore lineare molto molto semplice. Ne approfitto perché almeno si può capire com'è strutturato lo schema, perché è veramente banale, e le modalità di intervento. Muovendolo mi sono accorto che c'è qualcosa che balla dentro. Infatti, questa che dovrebbe essere l'aletta di dissipazione dello stabilizzatore di tensione è completamente lasca, non è neppure fissata all'elemento. Questo. Vediamo un po' schematicamente come lavora. Allora, nel nostro caso abbiamo l'ingresso di alimentazione 230 volts, corrente alternata. Benissimo. Ci mettiamo un fusibile, un interruttore, no? Sulla linea, e poi abbiamo l'ingresso nel trasformatore, che sostanzialmente è questo. Allora, il trasformatore 230 e avremo una tensione in uscita sempre alternata 18 volts, poi vedremo. Da qui abbiamo il ponte raddrizzatore, full bridge rectifier, e passeremo da corrente alternata a corrente continua. All'uscita del ponte raddrizzatore, un condensatore. E poi l'elemento che è il principale imputato, incriminato sospettato per il guasto, ovvero un regolatore di tensione. Schematicamente, qui ormai abbiamo più e meno, schematicamente il regolatore di tensione, nel mio caso ne ho già recuperato uno, mi devo mettere gli occhiali perché sennò la sigla assolutamente non la vedo. Ne ho già recuperati un paio. La sigla 7812 Charlie Tango, oppure, che è compatibile, 7812 Charlie Victor. Abbiamo un ingresso, abbiamo detto 18 volts, un'uscita 12, questo in comune sul negativo, poi eventualmente un altro condensatore di filtraggio e l'uscita stabilizzata. Nelle specifiche di questi componenti elettronici abbiamo il range di tensione in ingresso, di solito dai 15 ai 30, comunque nelle specifiche, il voltaggio, la tensione in uscita e la corrente massima sopportabile dall'integrato, dal componente. Nel nostro caso, e qui mi suonava strano, nelle specifiche di targa dell'apparato viene riportato 2 A e picco 2,5. In realtà, guardando il datasheet, questo è 1 A e mezzo, massimo 2. Comunque, vabbè. E questo è il principale sospettato del guasto. Vediamo di cambiarlo. Allora, quello che abbiamo visto nello schema, vediamolo nella realtà dell'alimentatore. Abbiamo l'interruttore di accensione, è scollegata alla rete, sì, ok. Il fusibile, qua un po' nascosto, l'ho controllato
tutto a posto. L'ingresso al trasformatore, l'uscita del trasformatore, il ponte a diodi, qui, un condensatore, una serie di condensatori di filtraggio e si intravedono laggiù in fondo, il regolatore di tensione e l'uscita con il corrispondente fusibile di il condensatore di filtraggio. Qui abbiamo anche una lampadina che indica lo stato di accensione. Niente, vediamo i voltaggi. Allora, innanzitutto verifichiamo che effettivamente in uscita ho tensione 0, quindi corrente continua, e in effetti assolutamente niente. Quindi in modalità corrente alternata, allora fondo scala 250 volts, e infatti ho il mio bel quasi fondo scala. Vediamo l'uscita del trasformatore, quindi fondo scala 50 volts. E all'uscita del trasformatore ho circa 19 volts. Perfetto. Ora, in modalità corrente continua, dopo il ponte a diodi, abbiamo l'elemento comune che è a massa e avremo un terminale che è l'ingresso, e quindi leggiamo ovviamente sempre i circa 18-19 volts, e in uscita dovremo leggere la tensione stabilizzata. In realtà niente, quindi il bambino qui è morto. Allora, sostituzione effettuata, ho fissato anche l'aletta di raffreddamento, il profilato d'alluminio al regolatore con una piccola vite in inox, un M3, applicata della pasta per migliorare la dissipazione termica, dato una bella pulita al circuito. Prima l'aletta era semplicemente appoggiata, non c'era nessuna concreta adesione fra i due, e lo proviamo. Quindi lo colleghiamo alla rete. Il saldatore possiamo anche spegnerlo. Fondo scala 50 volts. Accendiamo, ok, verifichiamo subito. E abbiamo circa 12,5. Ok. Chiudiamo, finito.